Siamo a una novità vera o una rappresentazione, questa rottura tra la CGIL e Renzi? Ma io credo che sia un processo irreversibile, perché le scelte che ha fatto Renzi sono in qualche maniera scelte di carattere storico. Rompere completamente, anche simbolicamente, con la civiltà del lavoro, con la cultura del movimento operaio, con i diritti dei lavoratori, smantellare i diritti del mondo del lavoro e far regredire la condizione di lavoro al rango di merce povera e il singolo lavoratore privato di potere negoziale, privato di voce e, se posso dirlo, privato di dignità, tutto questo comporta la fine del sindacato, la fine della ragione sociale del sindacato. Che cos'è il sindacato se non quella casa grande che dà ospitalità alla povera gente che reclama i diritti quando lavora? Se non c'è questo, non c'è più il sindacato. Quindi l'attacco al sindacato è l'attacco alla sua stessa esistenza. Quindi io penso che oggi è l'inizio di una stagione nuova e non si potrà tornare indietro. Se colpisci il sindacato e lo smantelli, verranno fuori i forconi, torneranno i forconi. Il sindacato è anche un presidio per la democrazia. Non è strano che in questo giorno in cui si riempie Piazza San Giovanni una scheggia di sel entra nel PD, quella che è stata un pezzo della vostra storia? Ma va dove ti porta il cuore. Io penso che la cosa un po' tragicomica o grottesca è l'idea, mentre entri alla Leopolda, di dichiararti spiritualmente in Piazza San Giovanni. Perché per essere spiritualmente in Piazza San Giovanni dalla Leopolda bisogna fare dello spiritismo, bisogna convocare degli spiriti, perché la Leopolda è il rovesciamento di Piazza San Giovanni, è proprio il luogo in cui in questo momento si sta dichiarando guerra anche al diritto di sciopero. Quindi se bisogna scegliere tra Piazza San Giovanni e la Leopolda, questo cambia qualcosa anche per la strategia di sei? La strategia di sé l'ha avuto sempre una bussola e un baricentro. La bussola è quella rappresentata dai diritti e il baricentro è il rapporto con chi difende il mondo del lavoro. Non ci siamo mai spostati da qua e non ci sposteremo mai da qua.